Per questa meditazione seduta potete scegliere sin dall'inizio quale sarà la sua durata. Potrà durare 10, 20, 30 minuti circa e sarete avvertiti della fine di ogni periodo di pratica formale dal suono di una campana e a quel punto potrete concludere lì consapevolmente la vostra meditazione o proseguire fino al periodo successivo o successivo ancora. Sedetevi assumendo una postura che incarni un atteggiamento vigile e dignitoso. Potete mettervi per terra, seduti su un cuscino oppure su un materassino con le gambe incrociate e possibilmente le ginocchia a contatto con il pavimento. Oppure potete utilizzare uno sgabello da meditazione, oppure potete sedervi su una sedia con lo schienale rigido, ma senza appoggiarvi allo schienale possibilmente. Tenendo le piante dei piedi a contatto con il pavimento, le gambe piegate e parallele tra loro. E qualunque sia la vostra seduta, per terra oppure sulla sedia, lasciate che il bacino costituisca una base stabile per sostenere il tronco. Tenete il busto eretto ma non rigido, la testa e il collo ben bilanciati sulle spalle. Le mani unite in grembo in una posizione che vi risulti comoda e volendo anche tenendo il dorso della mano sinistra nel palmo della mano destra e l'estremità dei pollici in contatto tra loro. Oppure potete poggiare i palmi delle mani sulle ginocchia, sulle cosce o tenerli eventualmente rivolti verso l'alto. Se volete assestarvi un po' nella posizione, potete anche in qualche modo immaginare di avere una corda che dal centro della testa vi tira verso il soffitto in maniera tale da allineare la spina dorsale, la testa, il collo. E poi, una volta che vi siete assestati in questa posizione, potete lasciare andare questa corda e fare in modo che anche la vostra postura, benché eretta, appunto, non sia rigida. E quando siete pronti, chiudete delicatamente gli occhi e portate la vostra attenzione intenzionalmente sulle sensazioni di contatto del vostro corpo con le superfici di appoggio, il contatto delle piante dei piedi o delle ginocchia con il pavimento. Il contatto del corpo con la superficie su cui siete seduti. Il Prestate attenzione alle sensazioni che vi procura il contatto dei vostri abiti con la vostra pelle. E alle sensazioni che vi procura l'aria mentre delicatamente vi sfiora le parti scoperte del corpo. E un po' alla volta diventate consapevoli anche del vostro respiro, di quest'aria che entra ed esce dal corpo. Osservate semplicemente il processo del respiro, il processo spontaneo del respiro, senza forzarlo. Diventate semplicemente consapevoli di ogni inspirazione, così com'è, per tutta la sua durata, e di ogni ispirazione, così com'è, per tutta la sua durata. E prestate attenzione
anche alle pause, tra un respiro e l'altro, tra un'inspirazione ed un'espirazione. Provate a sentire il respiro nell'addome e a sentire come l'addome si dilata ogni volta che inspirate e come si rilassa ogni volta che espirate. Provate a sentire l'aria nelle narici. L'aria che carezza delicatamente le pareti interne delle narici e le qualità che quest'aria ha e le sensazioni che vi procura quando entra, quando esce, quando carezza i bordi delle narici e anche lo spazio tra il naso e il labbro superiore. Scegliete una zona del corpo dove la sensazione del respiro è più vivida per voi, più semplice da riconoscere e osservare. E mantenete su quella zona la vostra attenzione per tutta la durata di questa pratica di osservazione del respiro. Perché è più facile osservare il respiro rimanendo focalizzati su una singola zona anziché saltellare quella nel corpo. Ben presto probabilmente ci accorgeremo che non è così facile mantenere l'attenzione focalizzata sul respiro. La mente tende a vagare e a portarci altrove. Se ciò dovesse accadere, non stiamo sbagliando l'esercizio. Stiamo soltanto scoprendo qualcosa di molto importante sul funzionamento della nostra mente, e cioè che la mente vaga. Appena ci accorgiamo che siamo stati trasportati altrove dai nostri pensieri, proviamo ad accorgerci di che cosa abbiamo in mente, qual è il pensiero su cui abbiamo portato l'attenzione, che contenuto ha, è nel passato, è nel futuro, è un ricordo, un progetto, una preoccupazione. Di qualunque cosa si tratti, pigliamone nota. Diamo un'etichetta a questo pensiero, possiamo anche notare eventualmente la sua carica emotiva, se è un pensiero che ci ha fatto sentire qualcosa a livello emotivo, e con molta gentilezza lasciamo andare questo pensiero, senza combatterlo, senza lottare, ma riportando semplicemente la nostra attenzione al respiro, al nuovo respiro di questo momento. C'è sempre un nuovo respiro in ogni momento a cui possiamo tornare e riprendiamo a prestare attenzione.
Tra poco sentirete il suono di una campana che vi avverte della fine di questo periodo di pratica formale. Potete scegliere di concludere qui consapevolmente la vostra meditazione oppure proseguire. E mentre restiamo seduti qui, continuiamo ad aprirci alle sensazioni del respiro nel corpo. Cavalchiamo le onde del nostro respiro, momento dopo momento e respiro dopo respiro, con la stessa delicatezza con cui si poggia una foglia sulle onde del mare e galleggia sul mare, galleggia sulle onde. Così appoggiamo la nostra consapevolezza gentile, leggera, su ogni nuovo respiro, sull'onda di ogni nuovo respiro, e restiamo ancorati saldamente ad esso, ad ogni inspirazione e ad ogni espirazione. Riposiamo nella consapevolezza del nostro respiro, aprendoci a tutte le sensazioni, così come emergono, momento dopo momento e respiro dopo respiro. E ogni volta che ci accorgiamo che la mente vaga e ci porta altrove, senza rimproverare noi stessi, senza vivere l'esperienza come se fosse un errore, semplicemente accorgiamoci che ciò è avvenuto. Riconosciamo che cosa occupa la nostra mente in questo momento e dolcemente lasciamo andare questo pensiero, senza lottare, senza combatterlo, ma semplicemente riportando l'attenzione al nuovo respiro di questo momento.
Cavalchiamo le onde del respiro con la nostra consapevolezza, momento dopo momento, mentre restiamo seduti qui, ad osservare l'aria che entra, l'aria che esce e anche ogni pausa tra un respiro e l'altro, tra ogni inspirazione ed ogni espirazione. E ogni volta che ci accorgiamo che la mente vaga e ci porta altrove, semplicemente accorgiamoci che ciò è avvenuto e riprendiamo a prestare attenzione al respiro, agganciandoci, ancorandoci al nostro respiro di questo momento e lasciando andare ogni pensiero. Tra un poco sentiremo il suono di una campana che ci avvertirà della fine di questo periodo di pratica formale. Possiamo scegliere di concludere qui consapevolmente la nostra meditazione oppure proseguire ancora. E mentre restiamo seduti qui, ancoriamoci al nostro respiro, aprendoci ad esso consapevolmente, con una mente aperta e non reattiva, capace di osservare il respiro di questo momento e di seguirlo
per tutta la durata di ogni inspirazione, per tutta la durata di ogni espirazione, riconoscendo anche le pause tra un respiro e l'altro, tra una inspirazione ed un'espirazione. E limitiamoci così a riposare nella consapevolezza, a restare aperti a tutte le sensazioni di questo respiro, in questo momento, così com'è. E ogni volta che ci accorgiamo che la mente vaga e ci porta altrove, notiamo semplicemente che cosa occupa i nostri pensieri in questo momento, dove siamo con la mente. E con molta gentilezza riportiamo l'attenzione al respiro di questo momento, alla nuova ispirazione, ricominciando ancora e ancora. Ogni nuovo respiro è un nuovo inizio. Ogni ispirazione è un nuovo inizio. Una nuova possibilità di ricominciare a prestare attenzione. E ogni ispirazione è un nuovo abbandono. Una nuova possibilità di lasciare andare pensieri e ritornare qui, ora, a prestare attenzione a questo respiro. Con questo livello di intimità.
E mentre questo periodo di pratica formale sta per concludersi, prepariamoci a rientrare lentamente in contatto con il tempo cronologico. E quando sentiremo i tre suoni di campana che ci avvertono della fine di questo periodo di pratica formale, ripromettiamoci di aprire lentamente gli occhi e di entrare in contatto anche visivo con la realtà che ci circonda, restando però ancora un pochino in contatto con le sensazioni del respiro, tenendo questo livello di intimità col nostro respiro ancora per un po', per tutto il tempo che ci riesce.